sempre dalla Reggiana, 4-2-3-1, Tomasic in porta, Zini a sostituire l'infortunato Cossentino e May in mezzo, Bani e Scappi sulle fasce, Parola via piana davanti alla difesa, Antonelli, Alessi e Matteini alle spalle di Rossi. Questa la formazione della Reggiana. Andiamo adesso a vedere anche la panchina. Bellucci, Aia, Iraci, Ardizzone, Ferrara, Sprocati e De Cenco. Il Carpi si schiera con un 4-4-2, Sportiello in porta, Letizia e Fusar Bassini sono i due esterni, Lollini e Poli i due centrali, Concas, Perini, Bianco Potenza sul centrocampo, Arma e Cabine sono le due punte. Eccoli qua, guardate quante persone ad orso nudo, perché? Perché veramente c'è un caldo infernale, siamo ancora in piena estate. Giuseppe Ciffelli di Campobasso, Fabrizio Ernetti di Roma 2 e Fabrizio Tozzi di Ostia Lido. Via l'incontro. Ci ha provato Rossi a tenere in gioco il pallone, bravo, bravo, il pallone per Parola, il sinistro di Parola. Andiamo a vedere questo, se è uno schema particolare, sì, arriva Antonelli, il tiro e il pallone termina fuori di pochissimo. Palla buttata un po' in mezzo, attenzione, Arma il tiro, proprio colpito malissimo il pallone. Calcia di destro solitamente lui a andare a mettere in mezzo, sì, Potenza in mezzo, il colpo di testa da parte di Lollini, pallone che termina sul fondo. Concas non filtra, mentre si arrabbiano per un calcio di Cabine a Zini, noi lo andiamo a rivedere. I due si strattonano. Che brutto calcio questo di Cabine con pallone lontano. Attenzione, perché Cabine va a chiedere scusa, ma sinceramente il pallone era a sinistra, Cabine con il destro ha rifilato un calcione a Zini. Guardate, che brutto intervento questo. Arma è solo al limite dell'area, si diciamo litiga un po' con il pallone, buon per lui che il pallone gli rimane lì. Su Potenza in due il tiro, Tomasic ribatte, Bani va a fare sovrapposizione, Antonelli può andare a mettere in mezzo, che c'è Rossi lungo, no, si ferma Antonelli, aspetta via piana. Parola era solo in area, 41esimo minuto per l'intervento su, guardate, Parola solo. E l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi al minuto 46 e 12. Via al secondo tempo. Via piana va a sfiorare di testa. Via piana, attenzione Alessi, Alessi, limite dell'area di rigore, il tiro di Alessi. Pallone che termina sul fondo, deviato. Primo minuto di gioco, tiro di Alessi, deviazione, angolo. Ecco Potenza nelle sue caratteristiche sgroppate. Zini, brava, si prende anche un calcione Zini, l'arbitro lascia proseguire, Tomasic, ci arriva su Perini. Attenzione, andiamo a rivedere, sinistro di Perini, vola Tomasic. Cabine, attenzione, Conca se solo, è un passaggio a Tomasic. Mette giù il pallone Alessia, la palla sul sinistro. Vede bene via piana. Via piana prova il tiro al volo. Pallone che termina sul fondo. Beh, non sarà certo lui un attaccante, eppure l'ha giocato molto bene questo pallone. Bianco, bravo al traversone. Cabine girata al volo sul fondo. Esce Matteini, entra Ferrara. Ferrara non guadagna il fallo laterale perché Letizia lo ferma. Ancora Letizia. L'arbitro Grazia Scappi. Mi sarei arrabbiato anch'io se l'arbitro non avesse segnato il giallo. È una considerazione da fare questa su Scappi. Il gol di Concas
al volo una deviazione, Carpi in vantaggio, 20° minuto, Concas, ancora Rossi e Cabine. Cabine ha messo le mani addosso a Rossi e Rossi non si dà pace. Eccolo qua, palla lunga. 22° minuto, cambio nelle file della Reggiana, esce Viapiana, entra Ardizzone. Calcio di punizione, Potenza, scaraventa in mezzo. Rigore, l'arbitro dice rigore perché May ha toccato il pallone con un braccio, nonostante una netta deviazione. Prima, sì, netta la deviazione. Fischia l'arbitro. Parte Cabine, gol. Carpi 2, Reggiana 0. Parola. Parola ancora. Sinistro di Parola. Pallone che sorvola la traversa. 7-17 significa fuori Antonelli e dentro Iraci. Iraci, 1-2, fallo su Alessi, non c'è fallo, dice l'arbitro, sì, ci pensa, poi va a ammonire Lollini, attenzione perché Lollini era già stato ammonito. Attenzione Di Gaudio, velocissimo Di Gaudio, fallo di Bani ed c'è l'espulsione per Bani, ovvio. Dico ovvio perché era ampiamente preventivato. Espulso anche Bani, abbiamo detto la velocità, eccolo qua. Bani che da Tergo cerca di non toccare Di Gaudio. Calcio di punizione. Pallone sopra la traversa. L'anticipo di Ferretti su Scappi. Ferretti al limite. Ferretti sopra la traversa. Il fischio dell'arbitro. Carpi batte Reggiana 2-0. Esulta il pubblico di fede carpigiana. Giusto risultato per quello che si è visto nel secondo tempo, nulla da dire. Carpi superiore, soprattutto nel secondo tempo.